che ridevo solo io, ridevano tutti. Silenzio, adesso questa la rifacciamo e mettete giù un po' più di sentimento. Comparsa del cazzo. Motore partito, azione! Rebecca, Rebecca sul suo cavallo. Spodestati. Io spodestato! Spodestati! Stop! Contrigo di pelo! Fermi, silenzio! Jake, se tu fossi un vivo del cinema, io ti farei da guardia del corpo. Ti trovo le ragazze, prima le provo io, così non rimani deluso. Sai, come la regina che ha qualcuno che le assaggia il cibo. Ma che sta succedendo? Dove? E guarda, c'è Finn che è sconvolto, c'è anche suo padre con lui. Ah, deve esserci qualche guaio. Finn, che succede? Shodarkins si è annegato stamattina. Oh no. Papà stava su al campo. Ha detto che ha visto Sean che entrava nell'acqua. Ha detto che non sapeva se stesse scherzando perché Sean era tutto vestito. Ha detto che l'ha visto uscire dall'acqua, poi l'ha visto rientrare, ma non l'ha più visto risalire. Era troppo lontano per fare qualcosa, ma ha chiamato i soccorsi. Quando l'hanno tirato fuori, Sean aveva le tasche piene di pietre. Era uscito dall'acqua per riempirsi le tasche di pietre. Domani sarà molto difficile lasciarvi andare tutti quanti al funerale. Dovrete fermarvi per il funerale, ci saremo tutti. Ma voi gente vi rendete conto che ogni giorno che giriamo ci costa almeno un quarto di milione di dollari? E allora perché noi pigliamo soltanto 40 sterline al giorno? Ben detto, Mickey. Sono pronto a versare ad ogni comparsa 10 sterline in più. Allora avanti, amici, seriamente, ascoltate. Potremmo anche licenziarvi tutti! Non si possono licenziare, siamo nella pizza. Che vuoi dire, Mickey? Beh, sarebbe una bella cretinata se nella scena finale tutti quanti noi assomigliamo a tutti quanti degli altri, no? Mi dispiace molto. Deve essere molto dura per voi. Eh sì, lo è. È molto dura. E lo è ancora di più se penso a come l'ho trattato. A come tu e tutti quanti voi l'avete trattato, come se fosse un pezzo di fango sui vostri stivali. Ma che dici, neanche lo conoscevo? No, ma l'hai fatto sbattere fuori dal pub. Il pub del suo paese, davanti alla sua gente. Pensa che umiliazione per lui. Non me lo ricordo. E certo che non te lo ricordi. Voi venite qui e ci usate. Usate il posto e poi sparite. Senza mai pensare a quello che vi lasciate dietro alle spalle. Stammi bene a sentire. Io lavoro sodo per questa industria. Ho lavorato sodo per qualsiasi cosa abbia mai fatto. E non ho mai usato nessuno. Ma è questa industria per cui tu lavori tanto sodo. Forse è una delle cose che hanno spinto quel ragazzo a fare quello che ha fatto. Ma non essere ridicolo. Credo che mi stiano chiamando per andare a ballare su e giù per la strada per il grande Pietro Fine. Sì, hai ragione. Mi sento davvero ridicolo.
un discorso serio, tu te ne vai. Di cosa stai parlando? In chiesa, prima, mi hai lasciato lì e te ne sei andato. Ti ha preso fiamme. No, quella è solo un'altra scusa per non affrontare il mondo reale. Cambi discorso, fai una battuta scema e non puoi sempre fare il Mr. Clown. E chi te lo dice che non posso? O vuoi chi esce come te? Un penitente che si fustiga, uno che sta in evangelo odiando tutto e tutti, cercando qualche motivo per dare la colpa al mondo. Io voglio solo sapere cosa ti scatta dentro. Non sono affari tuoi, ti conosco appena e vuoi sapere la storia della mia vita. No, non voglio, Charlie, non particolarmente. Ma tu come me non hai niente nella tua vita, non stai andando da nessuna parte. E allora perché a me si friggia il cervello e a te no? E chi te lo dice che non sto andando da nessuna parte? Io qualcosa ho fatto, è il mio copione. Oh, Charlie, l'ho letto il tuo copione, la più grossa stronzata che abbia mai letto in vita mia. E lo sai anche tu, no? Perché hai dovuto ferirmi così? Non l'ho mai fatto con te! È come tutti i brutti film che hai visto, noioso, con personaggi di cartone, tu saresti l'eroe che sconfigge i cattivi, come Shaw! Stai cercando di usare quel ragazzo per giustificare la tua miserabile esistenza! Ma che sia colpa tua! Come per dire quel ragazzo è morto per colpa mia, no, credimi! Non sei così importante, cazzo! Io avrei potuto dargli una speranza! Non avresti potuto dargli nulla! Era troppo tardi! Ci sono stato dove è stato Shaw! Mi sono svegliato una mattina e c'era un grande buco nero. Un grande buco nero di nulla. Io ho voluto saltarci dentro a quel buco nero. Più a fondo che potevo. Così non mi sarei dovuto svegliare un'altra mattina. E invece mi sono svegliato in ospedale. Sai qual è stato il mio primo pensiero? Charlie, non sei riuscito a fare nemmeno questo. Scusami, Charlie. Scusa. Rita! E qui Rita Simon. Butta fuori subito dal set quel vecchio coglione ubriaco. Ha appena rovesciato un tavolo pieno di bicchieri. Dammi uno set! Non potete licenziarmi, sono nella pizza. Non mi possono licenziare, Jake. L'ultima risata è su di me. Mickey Riordan. Non piangere, ascolta i boschi cantare. Canzoni che dicono la verità. Dal vento impetuoso e dalla furia del mare, che gli uomini imparino la libertà. Simon, non potresti farlo, tu mi sembra un po' aggressivo. Eri stato avvertito, vattene! Non potete licenziarmi, sono nella pizza. Ce ne sono altri 250 come te nella pizza, nessuno se ne accorgerà nemmeno, vattene! Non potete licenziarmi! Vattene o chiamo la polizia! Dammi di questa terra dove stai, pezzo di coca! Questa terra apparteneva a mio nonno! E tu adesso stai dicendo a me, a un Riordan, di andarsene dalla sua terra! Ma che sta succedendo nel mondo, Jay? Che succede in questo mondo di merda? Rita, chiama la polizia! Non ce n'è bisogno. Me ne vado da solo. Anzi, mi licenzio! E allora, se la raccontassimo noi una storia? La storia della lavorazione di un film e di un ragazzo che si suicida. Così le star diventano comparse e le comparse diventano star. E poi questa sarebbe la storia di Sean e di Mickey e di tutta la gente di questo paese. Vuoi dire che questo sarebbe il film? Perché no? Prima scena si vede un signore che arriva nelle terre del signor Arkin per fare delle riprese del paesaggio, ma lo vediamo dal punto di vista di Sean bambino. E poi si vedono vacche, vacche, solo vacche, gote, musi, culi di vacca, vacche, solo vacche. E in mezzo a loro questo tipo tutto ansimato che affonda e chiede in una fumante cacca di vacca. È la prima cosa che vede Sean. Sì, strati di vacche bavose. Ma strati! Musi, gote, culi in faccia allo spettatore. Che mangiano, cacchiano, dormono, mucciscono. Bestioni grassi e sporchi che ti guardano, dettagli i primi piani. Vacche marroni! Vacche nere! Vacche bianche! Vacche pezzate! Vacche! Ah!